Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di split di allenamento. Vedremo che cos'è la split, innanzitutto, per chi non la sapesse, come comporre la propria split, quali sono i criteri su cui basarci e come possiamo, come al solito, ottimizzare il tutto. Quindi ci concentriamo sulla split di allenamento. Ci sono tante domande che sono arrivate, quindi ho già fatto dei video in merito, però ripetita Juvent, come sempre, quindi cerchiamo di approfondire il tutto. Ma prima di continuare, ragazzi, vi siete iscritti sul nostro canale YouTube? Perché molti di voi che ci seguono non sono ancora iscritti e soprattutto non mettono like, non commentano, non interagiscono. Ecco, i like, i commenti sono qualcosa che a noi logicamente stimola e aiuta tantissimo per continuare, per aumentare la frequenza di pubblicazione. Quindi se i video vi piacciono, se il canale vi piace, sostenetelo al meglio. A voi basta semplicemente un click, ma per noi è di grande aiuto. Quindi andiamo al video. Allora, che cos'è la split di allenamento? Split, il termine splittare vuol dire dividere, e si parla di split di allenamento quando si parla della divisione di diversi distretti muscolari nell'allenamento del nostro microciclo. Quindi come alleno i distretti, come li divido all'interno del nostro microciclo. Quindi per esempio una full body, alleno ogni giorno dei giorni on, dei giorni di allenamenti, alleno un intero, tutti i distretti muscolari. Ok, quindi alleno tutto quanto, una full body. Oppure un half body, che può essere un upper lower o trazione spinta, quindi divido la parte superiore un giorno, la parte inferiore un altro giorno, oppure trazione, tutti i movimenti di trazione un giorno e tutti i movimenti di spinta un altro giorno. Queste sono diverse possibilità che possiamo utilizzare. Quindi in generale quando si parla di split si parla su come possiamo dividere tutto quanto nel corso della nostra settimana. E anche qua, piccola parentesi, parleremo adesso del microciclo di allenamento, però quando si parla di split, il microciclo non deve essere necessariamente una settimana, ok? Possiamo avere un microciclo di 8 giorni, di 9 giorni, di 10 giorni, di 6 giorni, dipende da come strutturiamo il tutto. Quindi la splittaggio di allenamento fa riferimento a un microciclo, però il microciclo poi può essere più o meno lungo in base a sia vostre esigenze organizzative, se vi conviene riposare sempre il sabato e la domenica, magari fate tutto su base settimanale, ma anche sulle vostre esigenze da un punto di vista muscolare. E quasi sempre i migliori microcicli da un punto di vista prettamente muscolare, quindi di rapporto stimolo-recupero, si basano su periodi un po' più lunghi di 7 giorni. Comunque, su questo poi torneremo. Iniziamo a vedere alcuni criteri. Per prima cosa c'è un discorso di soggettività, cioè la split non è mai un ok, questa è la split migliore in assoluto, questa è la split migliore per le gambe, questa è la split migliore per le braccia, eccetera eccetera. Questo non avviene quasi mai. Ci sono delle split standardizzate, upper lower, full body, push pull legs, eccetera, poi le vedremo. Però in generale serve un lavoro di personalizzazione on top. Perché? Perché lo splittaggio alla fine si basa sul rapporto stimolo-recupero, ossia noi splittiamo diversi distretti muscolari per massimizzare il rapporto stimolo-recupero, che sappiamo essere quello che ci permette di massimizzare poi in ultimo l'ipertrofia. Ovviamente lo stimolo che riusciamo a dare è soggettivo, nel senso che io posso stimolare di più o di meno con meno serie e più serie in base al mio contesto, background e tutto. Il recupero anche è soggettivo: se io lavoro 10 ore al giorno oppure se io non faccio niente, il recupero sarà diverso, e ci sono persone che sono più predisposte a recuperare, meno predisposte a recuperare, di nuovo in base a come mi alleno, a quanto volume richiedo per cercare di dare lo stimolo, allora il recupero sarà diverso, eccetera eccetera. Quindi c'è una forte personalizzazione. Però possiamo comunque iniziare con un primo criterio e fare una prima divisione. La prima divisione sta su il neofita barra intermedio e l'avanzato. Perché questo? Perché finché non avete una mole di muscoli generale, quindi di overall mass, di massa generale muscolare abbastanza ampia, allora ragionare troppo sullo splittaggio, quindi su come dare più enfasi a alcuni distretti piuttosto che altri, eccetera, che vedremo essere fondamentale successivamente, non ha senso. Cioè, la prima cosa che dovete fare è prendere massa in generale. Magari molte persone arrivano e dicono io ho le gambe avanti, poi le si vede e dice sì, hai le gambe avanti, però tu sei piccolo tutto, pure le gambe sono piccole, quindi ok, sono un po' più avanti, però prima di dire ho le gambe avanti, le alleno di meno, falle diventare importanti, falle diventare immense sul palco, veramente vergognosamente grosse, allora a quel punto puoi dire ok, le alleno di meno. Però finché non arrivi a quel punto, concentrati sul prendere massa in generale. Quindi il mio consiglio per i neofiti e gli intermedi è di utilizzare delle split standard, che sono normalmente quelle che permettono di dare, di portare più massa in generale. Perché? Perché andando a favorire tutti i distretti allo stesso modo, quindi sono delle divisioni molto eque dei distretti muscolari, la caratteristica che hanno è che logicamente i distretti avanti cresceranno molto, e il fatto che i distretti avanti vengano stimolati tanto quanto quelli
carenti, quelli che tendenzialmente crescono di meno, porta a un guadagno overall, un guadagno totale di massa molto più ampio. Che è fondamentale, perché di nuovo va bene che un distretto avanti ci lavoro di meno, ma questo va bene quando è avanti, nel senso che è veramente brutto da vedere per quanto è grosso rispetto al resto, ok? Quindi dobbiamo arrivare ad avere quel tipo di sproporzione, poi da là iniziamo ad aggiustare. Quindi normalmente noi nella nostra Academy su Rhino Nation abbiamo fatto un modulo proprio sul splittaggio e abbiamo analizzato ogni singola split, quindi a partire dalle split per il neofita, per l'intermedio e poi tutte le modified split per l'avanzato. Quindi per andare a vedere ogni split standard e ogni possibile variazione, io vi rimando logicamente all'Academy perché è un modulo intero, sono... credo saranno diverse ore totali di video, quindi qua non posso riassumere tutto quanto, e là ci sono tutte le specifiche, quindi vi invito ad andare a darci un occhio su Rhino Nation. Ora, ci ho detto, per il neofita il consiglio è quello di iniziare con una full body, passare poi a un upper rower, che sono split equilibrate, e per il neofita permettono di massimizzare il rapporto stimolo-recupero, perché non serve granché per stimolare, il recupero è molto veloce, quindi possiamo permetterci una frequenza specifica molto ampia. E poi quando si è intermedi vale la pena puntare su una push-pull legs, cioè quando l'upper, allenarlo insieme, diventa troppo tassante, allora lo divido in push e pull, quindi spinta e trazione, che può essere anche un petto, spalle, dorso, braccia, per carità. Però sostanzialmente divido in tre, push-pull legs. E questo può essere fatto con frequenze diverse. Ora, ciò detto, nel momento in cui io ho creato molta massa, quindi ho tanta massa in generale, posso passare alle cosiddette modified split, che sono degli splittaggi diversi. Alcune sono standard, quindi la Dorian Yates split, la Bro split, la push pull legs upper lower, eccetera eccetera, però poi alla fine ci sono tante variazioni che dovrebbero essere fatte on top, quindi sulla base di queste standard, quindi prendo magari la standard e applico delle variazioni, oppure semplicemente organizzo una split in maniera personalizzata, quindi custom al 100%, ok? Ora, qual è il punto? Che quando inizio ad avere dei distretti che stanno veramente troppo avanti, cioè che sul palco, porca vacca, vedo soltanto quello, oppure che comunque allo specchio vedo che c'è una forte disproporzione, una forte sproporzionalità, sproporzione, mi sto scordando totalmente l'italiano, me ne rendo conto, comunque allo specchio non sono proporzionato, quello che devo fare è andare a rivedere le regole dell'allenamento e il mantra... Ok, la frase bellissima è questa, che per un corpo equilibrato, ok, proporzionato, serve un allenamento non equilibrato o sproporzionato, ok? Ed è vero, perché? Perché abbiamo dei distretti avanti e quindi a un certo punto diciamo ok, devo iniziare a gestire l'allenamento in modo che i distretti carenti siano in un vantaggio strategico rispetto ai distretti avanti e quindi recupero proporzione. Quindi il tutto nella comporre le modified split sta proprio sul ragionare come riesco, come posso avvantaggiare distretti carenti sullo splittaggio. Io posso avvantaggiare distretti carenti con tantissime cose e abbiamo fatto dei video a riguardo, quindi andateci a dare un occhio. Però qua parliamo di split, come posso con lo splittaggio mettere in vantaggio strategico i distretti carenti. Ora, piccola parentesi nuovo, microciclo che può essere su 7, 8, 9, 6 giorni può cambiare, ok? Quindi non diciamo un numero, però vediamo le regole. Allora, la prima cosa, la prima regola è quella di partire dai distretti carenti e via via aggiungere, inserire, ok, nel nostro quadro, i distretti che stanno più avanti, gradualmente, ok? Quindi magari ho le gambe che sono molto indietro, parto dalle gambe. Parlo sempre delle gambe, c'è il petto, ok? Il petto è molto indietro, parto dal petto. Poi le braccia sono buone, però potrebbero essere meglio, quindi inizio a ragionare sulle braccia. Le spalle stanno bene, spalle, pure il dorso sta bene, le gambe stanno molto avanti, quindi è l'ultimo distretto a cui penso e le schiaffo là dove riesco. Quindi andiamo in ordine, ok? La prima cosa, i distretti carenti, e la prima regola è quella di tenere la frequenza quanto più ampia possibile. Perché? Non perché la frequenza debba essere il primo pallino che vi salta in testa. Ne abbiamo parlato nell'Academy quando parliamo di variabili di allenamento. Prima si impostano le variabili, poi si impostano i parametri. Quindi perché la frequenza deve essere alta? Perché probabilmente, essendo un distretto carente, io già ho impostato un volume alto, ok? Quindi avendo impostato un volume alto, mi conviene splittare su una frequenza un po' più alta per evitare di fare 36 serie in una singola sessione, ma dividerle magari 2-3 volte all'interno del mio microciclo di lavoro, sempre soggettivo. Quindi imposto distretti carenti e cerco di massimizzare la frequenza. Per esempio, un microciclo di 7-8 giorni, in genere la frequenza migliore è quella di allenarli due volte.
Il mio consiglio da questo punto di vista è partire sul ok, io quando faccio un allenamento efficace di petto, che è il mio distretto carente, quanto tempo ci metto per recuperare da questo allenamento? 2 notti, 3 notti, 4 notti, dipende. In genere il petto in 3 notti c'è un ottimo recupero, per le gambe servono magari 4 notti, un po' di più. Quindi alleno il petto ogni 3 notti, ok? Quindi avrò una split in cui il petto lo alleno ogni 3 notti, quindi alleno prima notte il giorno dell'allenamento, seconda notte il giorno off, terza notte e poi lo rialleno il 4 giorni, quindi 2 giorni di recupero, rialleno, 2 giorni di recupero, lo rialleno. Se vedo che non recupero, molto probabilmente è ogni 3-4 notti, quindi se vedo che non recupero, magari faccio alleno, 2 giorni off, lo rialleno e in questo caso mi prendo 3 giorni off, quindi 4 notti. Rialleno, eccetera, eccetera. Ok? Quindi il quadro è di capire ogni quanto riesco ad allenarlo. E di nuovo può essere ogni 3 notti, può essere ogni 3-4, vuol dire una volta ogni 3 notti, una volta ogni 4 notti, può essere ogni 4 notti, eccetera. Quindi cercate di testare, per questo dovete sperimentare. La cosa importante è che la split non è un qualcosa che deve essere scritto su pietra. Anche in tutti i nostri programmi la split viene rivista ogni settimana, o meglio, c'è la possibilità di rivederla ogni settimana, ogni micro ciclo. Questo perché devo vedere se effettivamente sto recuperando. Magari più vado avanti, più accumulo fatica, più tempo ho bisogno. Ho bisogno di più tempo per recuperare, quindi inserisco un giorno in più off, che magari posso allenare un altro distretto, ma questo lo vedremo. Quindi, prima regola, cerco di massimizzare la frequenza, ragiono su quante notti mi servono, quanti giorni off mi servono per riallenare poi il distretto, e in base a quello ho selezionato i miei distretti carenti, ok? Quindi, mettiamo che il petto lo alleno ogni 4 notti, io so che alleno il petto, 3 giorni off, rialleno il petto, quindi il quinto giorno, altri 3 giorni off, e ricomincia il mio microciclo. Quindi ho un microciclo, in questo caso, di 8 giorni, ok? Mi seguite, quindi un giorno mi alleno, 3 off, un giorno mi alleno, 3 off, sono 8 giorni, e poi ricomincio. E quindi ho il mio microciclo di 8 giorni, in questo caso, che è dettato da cosa? Da cosa ho scelto il microciclo? Da la necessità di ottimizzazione del rapporto stimolo-recupero di distretto carente. Quindi se il petto mi recupera in 4 giorni, il mio microciclo sarà di 8 giorni. Se 4 notti, scusate. Se il petto mi recupera in 3-4 notti, sarà di 7 giorni. Se il petto recupera in 3 notti, semplicemente è molto veloce, allora potrebbe essere anche di 6 giorni. Perfetto. Una volta che ho settato il distretto carente, l'altro discorso è ragionare innanzitutto sui giorni off del distretto carente. Quindi quando metto il giorno off rispetto al distretto carente, in generale il discorso è questo: più è tassante l'allenamento del distretto carente, quindi per esempio le gambe, più conviene mettere un giorno off dopo, perché ho bisogno di un giorno completo di recupero per poter lasciare che il corpo si dedichi al recupero delle gambe. Se alleno qualcos'altro il giorno dopo, il recupero è un po' più lento, ok? Quindi io sto ottimizzando il rapporto stimolo-recupero sui distretti carenti. Per cui più è tassante, più metto il giorno off dopo. Meno è tassante, più potrebbe convenirmi mettere un giorno off prima, per arrivare un po' più carico, magari un giorno in cui riesco a recuperare bene il glicogeno, arrivo che ho una buona performance. Io il consiglio che vi do anche qua, trial and error, provate. Io personalmente, per esempio, le gambe preferisco mettere il giorno off dopo e mettere il giorno prima un giorno light, un giorno di braccia, un giorno di spalle, in cui non faccio lavori troppo stressanti e impattanti da un punto di vista neurale, però comunque è il giorno dopo in cui mi prendo il recupero, perché io il giorno dopo le gambe non ho capacità di performare in niente, non posso fare assolutamente niente in palestra, e non è una regola generale, perché ad esempio il giorno dopo aver fatto gli stacchi io riesco a lavorare anche molto tranquillamente, proprio con le gambe io sono totalmente out, quindi anche là un po' di trial and error. Quindi ho passato il giorno carenti, ho il giorno di distretti carenti, ho scelto il giorno di recupero, se prima o dopo. A questo punto inizio pian piano ad aggiungere gli altri distretti, e di nuovo parto, inizio ad aggiungere i distretti che sono un po' meh, i distretti che stanno bene, e poi in ultimo i distretti avanti. E là, ragazzi, è di nuovo un discorso di personalizzazione, potete fare veramente qualsiasi cosa, purché la facciate con una logica di base, e fate un po' di trial and error per assicurarvi che siate sempre performanti nei giorni in cui allenate i distretti carenti. Ora, la cosa molto importante è questa, e qua concludo, che è un punto focale che deve essere sempre tenuto in testa. Il volume recuperabile è soprattutto un volume sistemico. Ossia, se noi vogliamo massimizzare l'adattamento di un distretto muscolare, ok, ragioniamo su un solo distretto, in questo caso quello carente, per esempio il petto, se io volessi ragionare sul petto come distretto carente,
Allora, la cosa migliore sarebbe sparare l'intensità elevata, ok, abbiamo visto che deve esserci un gold standard, un minimo per stimolare, quindi un'intensità che porti il set almeno al cedimento tecnico, e da là sparare il volume quanto più ampio possibile. Quindi il gold standard, se volessi sviluppare il petto, cioè voglio il petto gigantesco, è non allenare niente fuorché il petto, perché tutto il volume che io riesco a recuperare, da cui riesco a recuperare, lo dedico al petto. Logicamente ci sarà un limite, nel senso non posso andare all'infinito anche sul volume specifico, però comunque lo metto in vantaggio, che dedico più spazio. Ricordatevi questo perché quando si compongono le split si ragiona sempre sui distretti carenti aggiungendo on top, cioè dico ok, allora questo lo alleno due volte, questo lo alleno comunque due volte, questo lo alleno qua e poi sul distretto carente aggiungo. Non è questo, io devo fare prima spazio, ok? Creare spazio per poter poi aggiungere. Una volta che ho ottimizzato lo stimolo, il rapporto stimolo-recupero dei distretti carenti, quindi tanto volume, una buona frequenza, quindi questo è ottimizzato, nello spazio che ho a disposizione ci metto il resto. E le persone sottovalutano sempre quanto sia facile sviluppare un distretto che è avanti, perché i distretti che hanno avanti hanno una forte predisposizione sia da un punto di vista strutturale sia da un punto di vista di risposta muscolare, tantissime sfaccettature che poi andremo ad analizzare eventualmente, quindi fattori diretti ed indiretti, per cui è facile, serve poco volume per riuscirlo a sviluppare. Una buona intensità però serve poco volume, poca mole di lavoro per svilupparli e mantenerli, perché quello che dovete fare è recupererete tanta simmetria. Quindi non state a pensare troppo ai distretti avanti, lasciateli da una parte, dedicategli poco spazio, quello che vi rimane, ok? Non abbiate paura di fare questa scelta e focalizzatevi sui distretti che sono più carenti. Eventualmente poi logicamente potete ruotare, se ho il petto e le spalle carenti, un microciclo mi concentro più sul petto, un microciclo mi concentro più sulle spalle, eccetera eccetera, quindi periodizzo in questo modo. Quindi l'esempio che abbiamo fatto, per cercare di riassumere e darvi anche uno spunto pratico, però di nuovo se andate nella nostra Academy vedete tutti gli esempi possibili immaginabili con anche le split che vi potete scaricare, quindi dateci un occhio. Quell'esempio pratico, dicevo, metti conto che il petto, mi trovo meglio a mettere il giorno off dopo il petto, quindi faccio petto, off, ho due giorni di allenamento, poi petto off e altri due giorni di allenamento, ok? Penso alle braccia, quindi petto off, per esempio braccia, schiena e gambe, petto off, braccia, schiena e gambe potrebbe essere una soluzione. Se ho le gambe molto avanti, allora sai che faccio? Petto off, braccia, posso mettere braccia spalle, faccio poi schiena con i femorali, poi petto off, faccio di nuovo braccia spalle o solo braccia o soltanto spalle, insomma, quello in base a come stanno le braccia e le spalle, e faccio quadricipiti. Quindi le gambe in realtà tocco all'interno del microciclo, una volta i quad, una volta i femorali, that's it, i femorali li tocco insieme alla schiena, e ho due giornate che posso dedicare al petto, logicamente tutto quanto, e ho due giornate che posso dedicare entrambe a spalle e braccia, oppure una giornata spalle e una giornata braccia, o una giornata spalle e braccia e una giornata braccia. Questa può essere una ricostruzione semplice così, buttata al volo nel caso in cui abbia il petto carente, e come vedete c'è tanta personalizzazione che può essere fatta. Poi magari insieme al petto ci metto i polpacci, insieme al petto e schiena, e gli altri distretti ci metto l'addome alla fine, e questo va a concludere il tutto. Ragazzi, spero che il video sia stato interessante, di nuovo supportateci se il canale vi piace, condividete, mettete like, commentate, cioè veramente di grande grande aiuto, seguiteci su Instagram, trovate tutti i link qua sotto in descrizione, e qualsiasi domanda, di nuovo sarò ben lieto di rispondere, scrivetela qua sotto nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video.